Bisogna attenuare la terminologia, siamo qui a Studio 1 e poi io sorcavo famiglia, porto i sordi a casa. Panelli era uno di quelli che tu lo mettevi là davanti a una telecamera a fare Studio 1 e non avevi bisogno di altro. L'uomo è il sesso forte, finché non c'ha due linee di febbre o uno starnuto, perché allora 37,2 è il coma. Bice era più attrice, nel senso che faceva quello che gli si scriveva. Perché voi donne no, state sempre bene, salvo il mal di testa permanente, il dolorino fisso. Erano una coppia perfetta, ma erano proprio una coppia, potevano essere, non so, Gianni Pinotto, Cric e Croc. Certo, vuoi far giovanotto, ma che giovanotto, ma mettete la maglia che c'è già una certa età. Vice Valori e Paolo Panelli, anche quello, non facevano la coppia, facevano degli attori. Ma state zitta, che se annassa a fuoco il palazzo appena arriva il pompiere per salvate, te metti subito a strillare. La porta! Chiudere la porta, che c'è corrente! Mamma mi ricordo che mi diceva, io le risate che mi sono fatta con Bice non mi ricapiterà mai più nella vita. Ma tirati sui garzoni, ma dimagra, che c'hai uno stomaco che fa senso. Va bene che te lo puoi permettere perché c'hai un personale molto slanciato, ma insomma. Loro sì, si prestavano a vari ruoli, a varie interpretazioni, quindi sapevano fare, erano attori, molto attori, anche perché avevano fatto l'Accademia, che è una scuola di attori. Ha parlato l'indossatrice, ervitino di Vespa, ervitino da foga. Paolo era più folle. Ma sai che te dovresti stare sempre zitto, perché l'unica cosa che sai fare è stare zitto. Invece lo rimproverava sempre. Lo chiamava, lo richiamava all'ordine, no? Paolo! Ma perché quando zitto, uno non sa parlare, è meglio che ma meglio che te stai zitto, ma me fuori. Non sono mai stati sfruttati per quello che realmente valevano. Sono sempre serviti un po' come condimento negli spettacoli, avendo belle parti, avendo grandi soddisfazioni, però potevano dare di più. Il ghigno inconfondibile, il cinismo intriso di bonomia, l'occhio attento per i vizi dell'Italietta del boom. E a suo fianco una compagna di temperamento, dai tempi comici perfetti e dall'ironia sferzante. Sono Paolo Panelli e Bice Valori. Una coppia in scena e nella vita, un sodalizio artistico che è anche un'unione felice dietro le quinte. Dalla rivista ai grandi musical di Garinei e Giovannini, con qualche puntata nel cinema e soprattutto nei più celebri varietà della Rai. Romani, tutti e due, lui del 25, lei di 2 anni più giovane, sono stati un'anomalia del mondo dello spettacolo, mai protagonisti assoluti, eppure comprimari in grado da soli di richiamare un pubblico festoso. La loro storia è il racconto di un'Italia piena di colori, di ironia, che mette in scena un'apparente semplicità, figlia però di uno straordinario talento e professionismo. È un album di ricordi della televisione e del teatro leggero, con un po' di nostalgia e tanto rimpianto per due piccoli giganti come Paolo Panelli e Bice Valori. Paolo Panelli e Bice Valori, coppia nella vita e sul palcoscenico. Hanno dato vita insieme a duetti comici irresistibili. Lui aveva una recitazione molto caratterizzata, la voce strascicata, la parlata romanesca. Era unico nell'interpretare personaggi meschini, senza qualità e un po' suonati. Di lei l'ironia salace e l'irridente simpatia la resero una delle presenze più colorite in teatro, nel cinema e in televisione. Due comicità originali, uniche, che si incontrano, si accoppiano e si integrano. E così, nella nostra memoria, Paolo Panelli e Bice Valori mantengono chiara la loro originalità, ma rimandano l'immagine di una coppia. Coppia nella vita, negli studi, nel lavoro. Insieme sin dall'inizio e per sempre. Io ho visto le prime le comiche che loro hanno fatto al Teatro Arlecchino con una regia di Mondolfo ed erano delle comiche corte, comiche di Campanelli, degli Ionesco, di tutti gli autori
Ed erano fatte a teatro, io facevo la ripresa di queste comiche e quindi l'ho conosciuto lì. Erano due persone straordinarie, erano una coppia perfetta, ma erano proprio una coppia, potevano essere, non so, Gianni Pinotto, Cric e Croc, potevano essere, che ne so, Franco e Ciccio, erano tutto. Io me li ricordo proprio dal teatro, perché loro fecero l'Accademia insieme a un sacco di amici, non so, Manfredi, Gassman, Moria Vitti. Loro fecero quell'anno di Accademia lì prolificissimo. T'ho portato un regalino, ma. Bello, che è? È una pianta carnivora, a chiappe e mostre. Così te risparmi il DDT. Mamma mi raccontava, lei ha fatto l'Accademia insieme a Bice e Paolo agli stessi anni. Era legatissima a Bice, hanno fatto subito amicizia, era un'amicizia proprio indissolubile. Panelli stranamente era innamorato, comunque aveva una cotta per mia madre. Gli scrisse una lettera a Panelli. Mamma chiamò Bice da una parte dicendole: vieni, vieni che ci leggiamo la lettera che mi ha dato Panelli, vediamo che c'è scritto. Tutta una dichiarazione d'amore che finiva dicendo: ti pregherei però, Flora, di non far leggere questa lettera a quella cretina della Valori. Ha visto l'ultima commedia di Graham Greene? Mia madre e Bice andarono in Inghilterra per fare una serie di recite, sempre legate all'Accademia. Loro erano ragazze, quindi era una cosa emozionante in quegli anni, subito dopo la guerra, prendere il traghetto, attraversare la Manica, arrivare in Inghilterra. Mi ricorda un po', così nella forma, sì. García Lorca. Su questo traghetto c'era tra i vari passeggeri l'attore Joseph Cotten, per cui Bice aveva una cotta mai vista, lo adorava. E mamma mi raccontò che lo videro e Bice si emozionò talmente tanto che si fece la pipì addosso. Non so se si può raccontare. Bice Valori nasce a Roma il 13 maggio 1927. Inizia giovanissima, si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, dove incontra nel 1952 Paolo Panelli, di 2 anni più grande e romano come lei. Panelli era un giovane attore impegnato e di belle speranze. La storia di questa coppia fuori dall'ordinario comincia allora. Ebbe come una folgorazione lui vedendo Bice recitare probabilmente in un saggio dell'Accademia vestita da contadinella. Chissà per quale motivo questa contadinella, insomma, lo fece innamorare. Gabriella Andreini, forse. Ah, questo. Era Gabriella Andreini la bambina. Mi sembra che fosse Gabriella Andreini. Sì. Una cosa freschissima. Vabbè, 58. Paolo è riconoscibile. Paolo è riconoscibile. Bruno. No, sono riconoscibilissimo. Io sono migliorata, ecco. Senz'altro. Questa è una storia che dura. Sì. Sono sempre riconosci- cambiato tipo, ma sono senz'altro più interessante adesso. Lui è un macello. Un macello proprio, eh. Era magro, non capisco perché passasse per racchio. Invece il paragone di ora era carino. E adesso che è bravo? Adesso è uno spacello. Pazienza. Anche nella loro vita privata, quando parlavano, erano comici, erano... avevano grande ironia tutte e due. Erano molto legati, molto affiatati tra di loro. Però direi anche due persone, sicuramente ognuno con la sua personalità, ognuno con le sue abitudini, ognuno con le sue, credo, piccole manie. Aggio perduto suone a fantasia. Dice poverin che la perce il sonno e anche la fantasia. Di che cosa poi non si sa. Bice Valori comincia a recitare sia nel teatro da camera che nella rivista. Lavora in 2 riviste di grande successo, Controcorrente nel 1953 e Senza rete nel 1955. In Calabria mi odiano, a Tunisi avevo un ammiratore solo se è sposato. Una carriera da subito intensa, lavora con una certa fortuna sia alla radio che nel doppiaggio e nel cinema. Alla radio interpreta una serie di personaggi comici nel programma 6 storie da ridere nel 1956, una trasmissione radiofonica di grande comicità e grande successo. Bice era più attrice, nel senso che faceva quello che gli si scriveva, quello che c'era nel copione, aggiungendo poi una sua comicità, si capisce, questo ognuno lo dovrebbe fare, ma non tutti lo fanno. Bice lo faceva, ma però si atteneva a un copione, non è che avesse dei pezzi propri, scritti da sé, come capitava a Franca Valeri, e quindi era più attrice. Si prestava di più ai ruoli, diciamo. La Valori era straordinariamente brava, è stata una attrice comica, secondo me, di grande livello, dotata di una grande umanità e mai toccata anche lei dal dramma, se vogliamo, del successo.
che invece ha toccato tante persone. Sei tu quel quadrifoglio che come l'erba voglio sai vivere soltanto nei prati del tuo re. Perché faccio il cabaret. Bice Valori si calava in efficaci caratterizzazioni come la popolana esplosiva o la ragazza smaniosa di marito o la snob altoborghese. So che lo direte, capitano, e non vorrei. No, vi prego, non dite niente, non ditelo ancora. La caccia ai galli di montagna, mia egregia Natalia Stefanovna, ho intenzione di cominciarla dopo la mia titura. Paolo Panelli nasce a Roma il 15 luglio 1925 e debutta nel 1946 nel Giardino dei Ciliegi. Dopo alcune esperienze nel teatro di rivista, entra a far parte del Piccolo Teatro di Roma, dove lavora fino al 1951. In quegli anni lavora prevalentemente alla radio in trasmissioni come Rivista Musicale, iniziata già nel 1946. Donnicciuola. La vera affermazione Paolo Panelli la ottiene con la partecipazione alle commedie musicali di Garinei e Giovannini, Buonanotte Bettina, poi L'adorabile Giulio ed infine Un trapezio per Lisistrata, qui in una riedizione televisiva del 1971 con la moglie Bice Valori, Gino Bramieri e Milva. Come per la sua compagna Bice Valori, la televisione non può non notare Paolo Panelli. L'attore romano lavora alla RAI già nei programmi sperimentali del 1953 e dopo alcune apparizioni raggiunge la grande popolarità con la straordinaria edizione di Canzonissima del 1959 con Nino Manfredi e Delia Scala, una pietra miliare della televisione italiana. Paolo Panelli vince il microfono d'argento come personaggio televisivo dell'anno. E piove sulle tamerici, sì, sui milioni di dentifrici e persino sui piedi di Nino Manfredi. E dato che la terza canzone, sì, rimane Cerasella, sì, piove su tua sorella. Quella è stata una trasmissione popolarissima. Sia lui che Delia Scala e Manfredi, che fosse la volta buona, ancora oggi si cita quella frase, se ne parla. E quella è stata una trasmissione basilare per loro. Erano 12 puntate, anzi 14, perché c'era la lotteria, poi c'era l'estrazione. Tutta. E quella è stata la prima cosa lunga che abbiamo fatto insieme. Poi sempre ho lavorato con Paolo, in quasi tutte le trasmissioni. C'era Paolo e Franca Valeri, in quasi tutte le trasmissioni che ho fatto. Bice l'ho sempre vista come, posso dire, più attrice. Professionista straordinaria, veramente attrice. Paolo era più folle, era più artista nel senso appunto di fantasia, di follia, perché lo era anche nella vita abbastanza folle lui, eh? Aveva delle uscite, delle gag proprio anche deliranti a volte. Gran varietà! Gran varietà! Gran varietà! Gran varietà! Gran varietà! Dopo la fortunata edizione di Canzonissima, la presenza di Paolo Panelli sul piccolo schermo diventa costante, ma nello stesso tempo continua la sua attività alla radio con rinnovato successo. Gran varietà, tra la fine degli anni 60 e i primi 70, diventa un appuntamento fisso della domenica mattina nel nostro paese, perché gli italiani, nonostante la presenza sempre più invasiva della televisione, rimangono comunque affezionati alla vecchia radio e ai loro personaggi, fatti solo di voci. No, coppia molto simpatica. Lei una strascicona romana, sociara, non so come, insomma, che io li ricordo a Castiglioncello, un paesino vicino Livorno, un bel mare di scoglie. Io andavo a trovarli, loro venivano da me e si parlava per tutta la giornata di tutte cose meno che della RAI. Per esempio negli anni 60 io ero ragazzina. Andammo tutto un gruppo con due macchine, partendo da Castiglioncello l'estate, fino in Spagna, a Barcellona. Grandi discussioni tra mia madre e Panelli, perché mamma guidava, ed era una discussione continua sulle direzioni, perché Paolo, che guardava la carta, gli indicava, allora gira a destra, gli diceva,
però con la mano faceva un segno, un gesto, io me lo ricordo, stavo dietro come se fosse ieri, col dito così, e mia madre diventava pazza, dice non mi dire a destra e poi col dito mi indichi sinistra. Andavamo a cena, andavamo a pranzo, stavamo insieme parecchio anche nella vita, ho persino fatto una crociera con Paolo Panelli e Bice Valori, una crociera nel Mediterraneo dove Paolo girava un filmettino comico su noi della troupe della nave ed era molto divertente. Ti sembra questo il momento di cantare? Ma stiamo cominciando l'intervista, eh? Sei cascato con tutto l'armadio, eh? Perlomeno hai trovato il pezzo che cercavi. Niente, non ho trovato niente. Nevi, ghiacciai, pescherecci, trulli, tutto, meno il materiale toscano. Panelli era un genio, secondo me, sia della comicità, perché la sua comicità era anche un po' astratta in un certo senso. E poi anche nella vita, lui era per esempio un pittore bravissimo, faceva dei quadri con del legno, lui era un falegname nato. Un ebanista, quindi tavoli, sedie, portoni, portoncini. Questo quadro che è alle mie spalle, e ci abbiamo lavorato insieme. E aveva due laboratori lui, uno a Roma, che divideva con un altro amico, e uno a Castiglioncello che si era ricavato in giardino, in cui lavorava anche lì con un amico, Massimo. Lavoravo come parrucchiere e Bice veniva a servizi dove io lavoravo, di conseguenza ho conosciuto sia lei che lui. Dall'una alle tre, che il negozio rimaneva chiuso, lui mi telefonava e io dovevo andare a lavorare da lui. Ha speso anche tanti soldi di macchinari, che seghe elettriche, cose che faceva venire dalla Germania. Si divertiva a fare l'artigiano proprio, si divertiva, e lui diceva l'artigiano poi quando lavora fischietta sempre o canticchia, e allora si doveva fischiare. Era buffo, divertente in questa sua cosa. Era molto contento se uno andava a trovare al laboratorio, ti faceva vedere tutto pulitissimo, sembrava che non ci lavorasse nessuno. Pignolissimo, una cosa allucinante, allucinante. Lui se segava un pezzetto di legno, subito dopo averlo segato, magari lo doveva ritoccare anche, però subito spazzare la segatura, subito mettere tutto in ordine, tutti i ferri in ordine, poi magari dopo 30 secondi doveva riprendere. Però era a posto. L'artigiano, secondo lui, non poteva andare a comprare il legno con la macchina. Ci doveva avere un mezzo. Allora mi ha fatto comprare un'ape. Un'ape che quando l'ha vista lui è impazzito con quest'ape. Io e lui si andava a Livorno, si andava a Cecina a comprare il legno come veri artigiani. E si metteva il legno su quest'ape, tutto legato, per bene. Hai ordinato le olive? No, mi sono scordata le olive. Perché? E dove li infiliamo adesso gli stuzzicadenti? Paolo. Ma che Paolo? Noi stasera diamo una festa. Loro sono andati per anni, tutta la vita, in vacanza a Castiglioncello, in Toscana, dove andavamo anche noi, avevano una casa deliziosa. E stavano lì due o tre mesi, insomma, le loro vacanze erano lì. Allora, Bice era un'appassionata del mare, credo di non sbagliare nel dirlo, del sole, del mare e del nuoto. E quindi tutti i giorni al mare, ore e ore come una lucertola al sole, grandi nuotate. Lui era esattamente il contrario. Lui proprio il mare non... Sì, quando i primi tempi che c'aveva la bambina Alessandra piccola, allora sì, andava, gli faceva lo squalo, gli faceva tutte le cose. Immagino che voglia sapere che pesce sia, eh? Io non lo voglio sapere. Come non lo vuole sapere? Questo è un ghiozzetto, non è un pesce molto grosso, ma piuttosto pregiato. Vive nei bassi fondi. Si presentava, non so, vestito da pescatore, poi si faceva abbronzare. Quando era qui e stava in giardino, si faceva abbronzare con la canottiera, che venisse proprio il segno rosso del sole e la forma della canottiera. Poi andava giù al mare col cestino del pesce, la canna da pesca, calzini corti con i sandali,
cappellino in testa, andava lì e faceva gli auguri a tutti, però solo il giorno di Ferragosto. Mamma mia bella, mamma mia bella. Però aveva la passione delle barche e lui si è costruito in vari anni dei deliziosi, il gozzo, proprio la classica barca da pesca che si faceva costruire in un piccolo cantiere da quelle parti, vicino a Castiglioncello, di cui seguiva tutta la realizzazione. A lui gli piaceva il gozzo da pesca, essendo uno così artigiano, diciamo, gli piaceva la roba un po' sostanziosa, barche da lavoro, che però poi ci è andato due volte, credo, e poi non c'è più andato. La barca era sempre lì ormeggiata nel porticciolo e non ci andava mai. A tutte queste barche lui mise sempre il nome di Uso di Mare. Mio padre, per prenderlo in giro, una notte con un gommone con un altro amico andò con un barattolo di vernice e ci scrisse Uso di Mare e ci aggiunse E di Cucina. E successe il finimondo, perché mio padre lo prendeva molto in giro e Paolo non è che ci stava tanto. Bice giocava a carte, sì. Bice giocava a gin, giocava... Noi giocavamo sempre a scopone scientifico, cosa che lui non sapeva giocare. Però si divertiva a far confusione, a dare noia a quelli che giocavano a bridge, tutti in silenzio. Tutti... Lui invece sbatteva le carte sul tavolo apposta per dare fastidio. Una sera io ero presente. Arrivò il cameriere che gli disse: signor Panelli, guardi che si stanno lamentando, mi mette in imbarazzo. E lui a voce: perché? E chi è che c'ha da dire? Io mica rompo le scatole a nessuno. Sta a vedere che uno qui non può giocare a scopa. Paolo faceva sempre delle battute un po' spinte anche, un po' osè, diciamo, e Bice lo rimproverava sempre. lo richiamava all'ordine, no? Paolo! Mi avete seguita? Mi state ancora seguendo? Faremo un altro ballo dopo insieme, signore. Sì, ma ad un patto, signore, che mi scendiate dai piedi. Ma ando starà sta via Piccolomini? Signorina, scusa. Disgraziato, ma scalzone delinquente, non mi tocchi! Signorina, scusi, ma io... Disgraziato! Satiro, vampiro! Dall'inizio degli anni 60 la presenza di Bice Valori in televisione è sempre più costante. Nel 1961 partecipa al varietà televisivo Eva e Dio di Antonello Falqui. La statistica riguardo è quanto mai confortante. Infatti si calcola che in Italia su 10 autostrade 3 sono al nord e una al centro-nord. E le altre 6? Non ci sono proprio. Effettivamente, dall'ispezione in cucina le cose risultano che stanno come dice il Coco. È stato solo uno scherzo. Uno scherzo del Coco. Ma che non si ripeta più. Nello sceneggiato televisivo musicale, Giornalino di Gian Burrasca interpreta il ruolo di un'odiosa direttrice del collegio. Allora, Stoppani, tu sei stato te che tu hai scritto questa frase sul muro. Tu sei un sudicione e un malvagio. Sudicione. Bice era più polemica. Nel senso che il Bice non ne passava una, Paolo invece sì, Paolo sì. Paolo era più remissivo, Bice era di natura più polemica e quindi anche con Paolo. Ma però sempre in assoluta armonia, tutti e due. Nel 64 prende parte al varietà musicale Biblioteca di Studio 1, poi ancora nel 65 e nel 66 sempre con Studio 1. Lui la spada l'ha nel cuore. Giorgio Gabber sta a Milano. La Romina sta ad Arbano. Maria Gallas sta al Pireo. Wanda Osiris sta al museo. Roma non fa la stupida stasera. L'incontro con Garinei e Giovannini rappresenta un ulteriore traguardo per Bice Valori. La sua partecipazione a 3 bellissime commedie resta memorabile. Rugantino, nel 1962, al fianco di Nino Manfredi, Aldo Fabrizi, Lea Massari. La grande passione di Garinei e Giovannini erano Paolo Panelli e Bice Valori. Erano i loro giocattoli, con loro si divertivano come con dei bambini. Diventavano bambini improvvisamente, sia Sandro che Pietro, che poi erano due cristoni alti 1,90, due specie di armadi. Che davano soggezione a tutti, però con Paolo e con Bice diventavano anche loro due bambini.
in Aggiungi un posto a tavola, commedia musicale di irripetibile successo firmata Garinei e Giovannini del 74, e poi in Accendiamo la lampada del 79, è insieme al suo compagno Paolo Panelli. Povero relitto umano! Frutto imbroglione, debole di reni e di cervello! Sorriga al nuovo ospite, non farla andare via! Sono Dio e te lo proverò. E come, come, come? Così, strullo. C'era un effetto per il quale durante questi lampi c'era uno che tirava un filo e questo filo faceva sì che lui gli si strappasse il vestito e sotto era già vestito da bruciato, insomma. E una sera hanno tirato il filo si è spezzato e lui è rimasto com'era, insomma. Aio! Aiuto! Mamma! Io sor marito, maschio, padre di famiglia, il conducator. Infatti a casa mi comporto come Caribardi, obbedisco. Io sono la moglie, la donna, la gentilezza, la devozione, la grazia. E la giustizia, chiama nel sergente De Fero. C'era una macchietta famosa che loro facevano insieme, era un tassinaro. Lei prendeva questo taxi per andare a un certo punto e lui ce la voleva portare attraverso un giro infernale per far scattare il tassametro più alto. E gli spiegava perché conveniva fare questo giro, ed era una macchietta spassosissima ed era tutta in romanesco. 14 scatti oggi come oggi mi fanno fare porci e cani e dunque mi faceva pure a me, no? Vabbè, sai che facciamo? Lei è una brava persona, la porto ai Parioli, 40 scatti più ice, più benzina e usura gomme. Io voglio andare a via Piccolomini! Ammazza che tigna, oh! Lavoravano insieme molto piacevolmente, molto bene, facevano appunto degli sketch, ho nominato quello del tassista, ma potrei dirne altri 10. Però erano autonomi nel senso comico, cioè ognuno aveva la sua comicità e anche le sue prestazioni. Insomma, Bice per esempio faceva molti film con Alberto Sordi, con Tognazzi, con un sacco di film. Paolo meno cinema, ma più teatro e più televisione, per esempio. Bice partiva più in quarta, con più entusiasmo. Credo sia per cose televisive che per le cose del teatro, a parte che all'epoca la televisione era di altissima qualità, quindi si faceva anche molto volentieri. Però ecco, avevo la sensazione, a discorsi sentiti dentro casa, che Paolo andava sempre pungolato, stimolato, perché come prima cosa lui magari avrebbe detto di no. Sono venuto a chiedere una riforma importante, l'interdizione perpetua del pubblico agli uffici statali e amministrativi. Ma che ci venite a fare? Lui faceva una satira di costume, diciamo, cioè faceva la satira del seccatore praticamente, dello scocciatore, e faceva tutti i personaggi in quel tipo lì, così come Franca Valeri la faceva sulle donne invece la satira. Senza mai toccare nell'uno o nell'altro, né la politica né le imitazioni, non hanno mai fatto un'imitazione. Era proprio veramente dei pezzi così di costume, diciamo. Panelli era uno di quelli che tu lo mettevi là davanti a una telecamera a fare Studio 1 e non avevi bisogno di altro. Dovevi stare a sentire quello che raccontava, dovevi stare a sentire i suoi monologhi, che erano straordinari, quando faceva il Winchester, quando faceva l'arrivo e così via, fino a tutto quello che ha fatto. Se li studiavano bene i loro personaggi, non gliel'ho mai visto fare chiaramente, ma insomma rientra nella personalità di tutte e due. Io non so c'è con i Bruno, so quel poveraccio De Panelli che passa davanti al Teatro delle Vittorie e subito falpi e sacerdote come due avvoltoi sopra l'abbacchietto in difesa. Io ho organizzato una speciale versione della famosa trasmissione radiofonica di Enzo Tortora, Il Gambero, la conosci? Sì. No, dico, vabbè, io faccio il cocoretto, tu fai la tortora. Certo, che vuoi che faccia, scusi, che la vuoi fare te? No, dico, ma il gambero ci vorrebbe... Il gambero c'è anche quello, non ti preoccupare. Gambero? Gambero? Guarda che gamberetto che t'ho portato. Ah,
Guarda, ha uno sguardo ebete, vedi? Assomiglia a una scimmia, ma non è mica così intelligente. Guarda. Ah, poverina, ha lo sguardo proprio da deficiente, vedi? Panelli ha saputo seguire con le sue scenette e i suoi personaggi 40 anni di vita italiana. Nel 1971, con la sua inseparabile compagna Bice Valori, è protagonista con Aldo Fabrizi ed Ave Ninchi di un altro grande successo televisivo, Speciale per noi, una trasmissione che gioca sul contrasto generazionale di quegli anni, il contrasto tra giovani e Matusa. Oh, che c'ha da ride? Io sono una persona seria, sa. Sono stato costretto a fare sto corilletto per guadagnarmi il pane, che segreti? C'ha due noccioline? Speciale per noi, perché era in contrapposizione a uno speciale per voi, così che faceva Arbore, che era tutto sui giovani. E questo invece era tutto sui vecchi, insomma, gli anziani. Sia i componenti, sia gli ospiti, sia anche i temi della trasmissione erano tutti sulle persone anziane. Evelina, amor mio, le due parole sono queste, Evelina. Addio. Evelina. La Valori e Panelli hanno vissuto dei momenti in cui le loro carriere si sono così, diciamo, unite, ma spesso e volentieri poi sono andati ognuno per la propria strada a fare cose diverse, anche se nel periodo, non so, degli Studio 1 o delle trasmissioni di Falco e Sacerdoti hanno spesso lavorato insieme. Memoro questa smania e torno a Napoli, ma che già fa sto Studio 1 me fa paura e c'è torna. Panelli era assolutamente stonato, ma di questa stonatura di Panelli ci faceva un fatto comico, cioè ci giocava, era talmente stonato che diventava una gag la stonatura di Paolo. Con Paolo veramente eravamo molto amici ed era piacevolissimo lavorare con lui, una persona molto intelligente, tra l'altro sta raccontando delle cose verosimili perché lui era sordo, era veramente sordo, ma molto sordo, e quindi scherzava su questo suo difetto in maniera straordinaria. 3, 4, aggiungi un posto a tavola, c'è un amico in giro. Lui aveva degli occhiali con un apparecchietto inserito dentro e sentiva via ossea, e mi ricordo che una volta gli dissi, dico, ma mi fai provare per sentire, che è una strana sensazione perché senti come rimbombare, però chiaramente non essendo io sorda non si può fare un paragone. Quando fece Niente sesso, siamo inglesi, una bella commedia al Sistina, a un certo punto lui con Johnny Dorelli doveva entrare in scena. Erano messi d'accordo che avrebbero fatto un rumore. Una sera gli disse, facciamo uno scherzo a Paolo, lo scherzo a Paolo è di non fare rumore, per cui lui non sapeva mai quando arrivare. A un certo punto Johnny andò alla porta, aprirla la porta della cucina, e gli disse, ma non stai arrivando? E lui, ma come, io non avevo capito, insomma. Questo davanti al pubblico era molto divertente. Buonasera, eccoci qua al nostro consueto simpatico appuntamento. Noi siamo una grande famiglia, la Telefamily. Io li ho conosciuti bene perché ho fatto tanti spettacoli con loro. Però li ho avuti anche in televisione. Io ho fatto uno spettacolo, si chiamava Ma che sera, ed era una cosa con Noschese, Raffaella Carrà e loro due. E loro due facevano la parodia dei film più famosi americani, inserendo scene dal film vere, inserendosi lei al posto della protagonista o lui. Lo conosci? L'hai visto? Emanuel Garcia, è andato ora verso il ponte di Brooklyn. A tutte le auto, convergere sul ponte di Brooklyn. È Garcia! Lasciami, ti odio! In uno spettacolo di, ecco, mi ricordo, accidentato, perché veniva registrato durante il sequestro di Aldo Moro, e si chiamava Ma che sera, di Gino Landi, c'era la Carrà,
Nusker, Bice e Paolo. Bice Valori e Paolo Panelli, anche quella non facevano la coppia, facevano degli attori. Con quale parole volemmo salutare i nostri amici, avvocato? Ma con i versi del grande poeta Il Belli, e quando che se mi inforna il boccaletto, una pisciatina, una salve regina, e in santa pace se mandano a letto, dove mi portare? La luna ci spia, occhieggia, furtiva, complice, mezzana. E tu su di me, caldo che ansimi, uomo mio che sudi, uomo mio che godi, uomo mio mi mangi, uomo mio divora questa carta mia, che è tua, uomo mangiami, divorami, oh uomo! Autunno 1979. Va in scena al Sistina Accendiamo la lampada di Pietro Garinei con Johnny Dorelli, Gloria Guida, Bice Valori e Paolo Panelli. Quella commedia musicale sarà l'ultima rappresentazione di Bice Valori. Dopo qualche settimana dal debutto, l'attrice romana si ammala ed è costretta ad abbandonare le recite. Muore a Roma il 17 maggio 1980. I funerali sono sempre cose molto tristi. E lì la sera però mi ricordo lui, per non farlo sentire tanto solo, c'erano molti amici fra i quali Flora, Mastroianni, c'era Carlo Giuffrè, c'era insomma molte persone che sono sempre dimostrati amici suoi. Paolo, quando è morto Bice, è stato distrutto. Non era più Paolo. Ha seguitato a lavorare anche bene, perché, ripeto, è un uomo geniale, ma non aveva più quello spirito lì, aveva perso molta della brillantezza e, insomma, è stato un colpo atroce per lui, perché erano molto uniti, specie lui era molto attaccato a Bice. Lei lo curava, lo medicava, se lui si metteva qualche cosa di che non era adatto di vestiario, lei glielo faceva levare, insomma c'era questa cosa di amore, ecco. Per Paolo credo sia stato terribile, proprio una mancanza, un'assenza spaventosa, ma anche per delle abitudini continue, quotidiane, quando due persone stanno molto insieme, fanno tutto insieme. È come se ti mancasse una gamba, un braccio, quando uno dei due va via. Gli amici hanno cercato di stare il più possibile vicino a lui, quindi ogni sera spessissimo veniva a cena da noi e fu molto carino, perché io ce l'ho ancora e ci tengo molto. Lui costruì un camioncino di legno, ma proprio come i giocattoli di legno degli anni 50 dei bambini, con le rotelle, con un buco che era il suo portatovagliolo, e una sera si presentò con questo giocattolino, siccome tanto oramai veniva sempre a cena da noi, e da una parte ci aveva fatto una targhettina con scritto sopra Casa Madre Mastroianni, come a dire, tanto oramai sto a pensione, qui c'ho il mio personale portatovagliolo. Forza, andiamo, portatelo sul pianerottolo, alte, indietro! Dopo la morte di Bice Valori nel 1980, Paolo Panelli si allontana dal clamore della ribalta. Ed è Enrico Montesano che si lega a lui e lo riporta sui set cinematografici e televisivi. Panelli lavorò con Montesano fino agli ultimi giorni di vita, nella fiction televisiva Pazza Famiglia. Aveva insistito tanto Montesano pur di avere Paolo a far parte del cast, e chiaramente era una presenza di tale qualità, aveva dato una graffiata tale, proprio come un artista di eccelsa qualità, per cui si sentiva la presenza di Panelli, era una cosa molto importante. Scusa, dove mi chiamo? Eccolo tesoro! Ti dicevo, no? Io faccio il medico e ho lo studio proprio qui sotto, insieme all'abitazione, quindi praticamente casa e bottega. In questa Pazza Famiglia il suocero era Paolo Panelli, io ero l'amico del cuore di Enrico, per cui stavamo sempre insieme. E Paolo era divertentissimo, perché pur essendo anziano non aveva perso nulla di un certo atteggiamento, come dire, da maschio.
Lei è la piacere, mamma. Piacere, signore. Sì. Piacere mio. È la mamma della mia ex prima moglie. Lui invece è il padre della mia. Anche a un'età, insomma, molto avanzata, non se ne perdeva una di truccatrice, di parrucchiera. Mi ricordo, aveva una gobbista che gli teneva i gobbi, perché Paolo non ha mai imparato nulla a memoria. Poi, quando era diventato più anziano, non ne parliamo nemmeno, per cui c'aveva sempre i gobbi per ricordarle tutte le battute, e c'aveva questa giovane gobbista che lavorava per lui, che lui massacrava di battute, di avance, e lei gli diceva: ma guardi, signor Panelli, che io però sono fidanzata. E diceva: ma io capirei che il tuo fidanzato è geloso se ci avessi 30 anni, ma ce l'ho 70, chi gli frega, scusa, andiamo a cena insieme. Prego. Scusi, lei è Panelli? No, sono suo cugino. Io mi ricordo se andava, ecco, insomma, quando lo accompagnavo nelle sue compere di legno, per esempio, dai fornitori di legno o dal ferramenta, gli davano del tu, ma non solo perché era un cliente, che poi era un cliente, insomma, non è che ci andava tutti i giorni. Ah, signor Paolo, lui ne approfittava, non gli piaceva, si faceva fare lo sconto, ecco, tutto, era tutto un gioco, un rituale. A tutti i ferramenta gli chiedeva alla moglie come cucinava e se sapeva fare le polpette di bollito. Perché gli piaceva le polpette di bollito. e allora questo, magari così, la cosa di avere in casa Panelli, insomma, le fa le polpette. Allora guardi, gli dica alla signora che noi, io e lui, perché poi c'ero sempre io di mezzo, una sera voi ci chiamate e noi si viene a cena. Sicché siamo andati a cena per queste case in continuazione. Scusi, ma ho l'impressione di averla già conosciuta. Le dirò, essere sincera, ho la stessa sensazione anch'io. Molto piacevoli, molto piacevoli. Spiritose, piacevoli, intelligenti. Certo. È stata dura? Convoglio in Atlantico, tra i più vulnerabili, 60 navi. 4 caccia soltanto di scorta, fra cui il mio. Mare forza 10, tra l'altro, branco di sommergibili tedeschi sulla rotta delle Azzorre. E quanti ne hai affondati? 7. Oh là là! Coppia affiatata di una comicità scientifica nel senso di avere 4-5 regole da rispettare, e loro queste rispettavano, partendo in un modo, arrivando a metà come dovevano arrivare e chiudendo in un certo modo. Cioè, in pratica, veri comici, non personaggi che improvvisavano, ma come se avessero studiato quella parte tutta la vita. Vuoi qualche altra cosa oltre alla gazzosa? Andiamo di sopra a fare due chiacchiere da $5. Sei carino. Voglio usarti un trattamento di riguardo, anche perché la serata si ripromette nera. Saputo niente di quel cadavere all'angolo della 14ª? Ah, no, Sherlock Holmes. Non sono mai stati sfruttati per quello che realmente valevano. Sono sempre serviti un po' come condimento negli spettacoli, avendo belle parti, avendo grandi soddisfazioni, però potevano dare di più. Io ero stato prima al funerale di Marcello Mastroianni e, andando con la macchina, avevo lasciato la macchina a casa di Paolo. È per Carmelina, non è per me, una donna veramente fine. Poi dopo, quando sono ritornato via, allora ho detto: devo passare, perché lui, se sa che sono venuto e non mi vede, insomma, ci rimane male. Quando mi ha visto, quasi quasi non mi ha riconosciuto.
E poi dopo allora ha messo a fuoco e mi ha detto, sei andato al funerale? Dico, sì, sono andato al funerale. E così dice, io l'ho visto qui in televisione, però l'ho visto malissimo. Tant'è vero che a un amico che era con me gli ho detto, guarda, purtroppo fra poco bisognerà ritornare. E difatti così è stato. Mi manca molto. È una persona che mi manca molto, anche se appunto è un amico, non è un parente, non era niente. Però a volte quando mi ritrovo a lavorare in legno, a fare delle cose così, c'ho sempre lui davanti che magari mi fa la battuta perché ho sbagliato a mettere un chiodo, a fare un incollaggio o a fare una cosa sbagliata. C'ho sempre lui che mi rimprovera e mi manca, devo dire che mi manca. Paolo Manelli e Bicelore hanno fatto l'Accademia, quindi una scuola allora diretta da Silvio D'Amico, una super scuola per attori, ma poi si erano esercitati molto, avevano fatto l'ala spettacolo, avevano fatto. Oggi non c'è più nessuna scuola di esercitazione, perché l'ala spettacolo non c'è più, la rivista tanto meno. Quindi non, da dove vengono? Non si sa, quello che ha un minimo di scuola infatti si vede subito, non so, Fiorello che viene come si dice, dai luoghi turistici, si vede che c'è una certa scuola, perché ha fatto della sperimentazione in questi villaggi turistici. Questi che arrivano oggi in televisione non c'hanno più, non hanno fatto più nessuna gavetta, nessuna scuola. A proposito di Falqui, una volta mi disse una cosa che era giustissima, straordinaria, parlando appunto dei Panelli, dei Walter Chiari, dei Raimondo Vianello, cioè di quella qualità di personaggi dello spettacolo della televisione italiana di quegli anni. E diceva, io facevo Studio 1 con 3 telecamere, perché non me ne servivano di più, perché quando dovevo fare vedere la coreografia di un balletto, inquadravo in modo che si vedesse il balletto e si vedesse la coreografia. Quando avevo davanti a fare un monologo Panelli o Walter Chiari o Vianello, non mi serve fare 38 stacchi di inquadratura. No, siccome hanno cose importanti da dire e fanno ridere, devo fare in modo che il pubblico li veda. Io gli metto una bella telecamera che li prende bene, li taglia piano americano qua e fa sì che il pubblico se li goda, perché loro hanno cose da dire. Dammi i soldi che sono finiti, dammi i soldi che sono finiti, dammi i soldi che sono finiti, dammi l'ever disco che si sciuva la puntina, vero? E certo, perché noi invece non famo niente per voi, vero? Guardare i ragazzini, la casa, il bucato, il cucito, lo stiro, quello non è niente. Poi quando la sera rientra il maridino, noi gli andiamo incontro tutte carucce, tutte affettuose, tutte fresche, e ci aspettiamo da lui una frase carina, un gesto gentile. Lui ci va incontro e fa... È pronto? E non è mai pronto, chissà com'è.